Io non è che vorrei fare di nuovo il questa face. Cioè, tu me l'hai detto 10 volte di smetterla. Va bene, però te la posso dire una volta ancora? È stata colpa tua, sì o no? No, assolutamente no. Il mio era un piano geniale, geniale, messo in atto da una mente criminale come la mia. E sarebbe andato tutto liscio se tu non avessi scambiato Diabolik per Batman. Ma che stronzette! Intanto è stato due feci, perché due feci combina tutti i casini, eh? A proposito, così... lui dove è finito? Perché non è qui con me noi? Ma non lo so, si è trovato l'amorosa, si è trovato bene. Ha detto che si è trovato bene qui negli anni 60 e l'altro giorno gli ho detto scusa ma noi dovremmo anche tornare indietro prima o poi. Lui ha detto no perché mi trovo così bene e allora c'è neanche a discutere. Certo, certo. E la notizia che l'avevi buttato dentro una cisterna d'acido? Sono solo voci oppure notizie veritiere? Cazzate. Dove la trovo io una cisterna d'acido negli anni 60? Cioè non abbiamo i soldi per fare la macchina del tempo, abbiamo i soldi per una cisterna d'acido. Ma dai, ve l'è per favore te. Beh, mettiamo pure il caso che riusciamo a fare funzionare questa nuova macchina del tempo che abbiamo costruito. Anche se con questi pezzi che abbiamo trovato qui negli anni 60, tutta roba di secondo mano, tutta sgadezzosa. Mettiamo che funzioni. Come facciamo ad uccidere Batman? Per questo ho avuto un'idea geniale! Ascolta. Però non deve essere quella del cesso. Non ti preoccupare, quella ha deciso di abbandonarla nell'altro film. Allora... questo parrucchino... Cos'è? Come cos'è? È un DVD di Terminator! E tu vorresti uccidere Batman con un DVD di Terminator? Aspetta, aspetta! Insomma... Allora, ricapitoliamo brevemente il succo della storia. Terminator dice... Ammazzo Sarah Connor, così dopo non nasce John Connor. Hai capito. E allora, voglio dire, se noi ammazziamo Batgirl, abbiamo risolto i nostri problemi con Batman! Batgirl non è la mamma di Batman. Allora te lo spiego io come si fa. Questa è la genealogia di Batman. Batman, capito? Allora, Bat-Bat-Nonno, da Bat-Nonno e Bat-Sticchezzi. Allora, da Bat-Nonno abbiamo Batman Senior. E poi Bat Black Sheep, e poi Batman Junior, e la studiata. Da Bat Sticchezzi c'è Bat Girl, e per Batman Senior e Bat Girl danno un Bat Baby, e una Batty Bat, e un Bat Ow, hai capito? Che albero genealogico sarebbe? Quindi c'è Bat Girl ragazza madre, aveva avuto anche Batman Secondo, Batman Terzo, e un Bat. Bene, Anbeth. Non si capisce nulla. Non è un albero genealogico, è uno scarabocchio. Guarda che se arriva Batman, se tu elimini tutti questi, cioè Batgirl, più che altro tanto Batman e Basticazzi saranno vecchissimi, tu elimini Batgirl, elimini Batman. Non c'è tutta la discendenza. Cioè, scusa, è un ragionamento logico. Aspetta però. Ah, non avevo visto Batman Batman. Allora sì! Allora sì! Allora è una buona idea, è una grande idea! Il figlio di Fuck You Bat! Allora adesso è tutto chiaro! Però bisogna mettere le cose in chiaro! Ci sto, compagno! Comunque, se non te lo ricordassi, te lo ricordo io, che per la macchina mancano 2-3 pezzettini così un po'. E così sbuffi, guarda che io per comprare quei pezzettini mi sto facendo un lavoro qua negli anni 60. Lavoro in un nightclub. Anzi, vado in scena tra poco. Agilità, in un attimo è qua, proprio qua.
Buu, vai a casa, dai, buffone! Ma muori, ma che... A casa, bella! A casa! Forse voi non siete ancora pronti per questo, ma ai vostri figli piacerà. Bene, ecco la nostra nuova macchina del tempo. Sì, che roba! Te l'avevi costruita in un appunto, io ho usato una onda, hai visto che roba? L'abbiamo potuta avere a un prezzo stracciato solo perché io ne facevo la pubblicità. L'auto dei tuoi sogni. Onda. E vai da Baraonda. Che pubblicità di merda! Vabbè, vabbè. Presto partiamo che non c'è tempo da perdere. E per sostituire due facce propongo l'enigmista. No, l'enigmista mi fa cagare! Perché l'hai azionata? Solo perché mi ero stufata di sentire le tue cavolate! È vero che mi sta sulle pelle l'enigmista! Caro Jack, ancora sta... Anche stavolta hai sbagliato nello stesso modo dell'altra volta. Tutte le volte lo ripeto, sempre, ogni volta. Devi stare molto più attento, devi valutare molto meglio tutte le possibilità. Guarda, adesso io con questo cavallo ti faccio scacco, scacco doppio, al re e alla torre. Non puoi difenderli tutti e due. Hai capito, Jack? Cioè, te lo ripeto sempre. Cioè, hai capito? Adesso io ti mangio la torre e tu non... non puoi più vincere la partita senza torre. Hai visto? Hai visto? Muovi, muovi! Muovi, perché non parli? Perché non muovi? Perché non muovi? Adesso invece la torre... Scusa, allora. Ma non ti preoccupare, Joker. Stavo solo insegnando a Jack a giocare. Scusa, Jack, ho bisogno di un po' di privacy adesso.